questa avvertenza inizia con l'inizio dell'anno, quando diventa, come dire, lampante per tutti, ed evidente per tutti, che Reggio Emilia è in una crisi profondissima, dovuta a un indebitamento incredibile, 80 milioni per una società che fattura 30 milioni, insomma, è una cifra impressionante. La società viene a quel punto messa in liquidazione volontaria e viene nominato un collegio di liquidatori con l'obiettivo di preparare un concordato preventivo e di vendere ovviamente l'azienda, cercare di vendere l'azienda per dare continuità alla Licia Ginori. Per farla breve, dopo tutta una serie di passaggi, dopo una scrematura fra alcuni soggetti che si erano presentati per l'acquisizione di Licia Ginori, alla fine di questa fase, verso settembre all'incirca, risulta evidente che rimangono due società in gara. L'altra società invece, l'Enos Aculum, oltre alla cifra economica più consistente, offriva un piano commerciale, un piano industriale, cioè, che a noi dava sicuramente delle garanzie. La rioccupazione del 90% circa dei lavoratori, quindi più di 270 lavoratori a fronte dei 140 della San Bonnet, un'importante, come dire, visione della parte commerciale, la garanzia che tutte le produzioni sarebbero rimaste a Sesto Fiorentino. Per questo motivo questa parte sindacale, i Covas, hanno, come dire, manifestato subito, fin da subito, di apprezzare il piano della Lenox Aculum. Lo abbiamo fatto da subito, come dire, apertamente e pubblicamente, questa dichiarazione, perché ritenevamo, come dire, assolutamente necessario che non solo l'opinione pubblica, ma anche chi doveva curare tutto l'assegnazione dello stabilimento, dovesse sapere quale fosse l'idea dei lavoratori. Pensiamo che, per senso di responsabilità, un sindacato deve fare questo, cioè deve comunicare all'esterno quali sono le volontà dei lavoratori. La società Lenox Aculum ha vinto la gara e si è vista assegnataria dell'azienda. È stato preparato un piano per la prima fase di produzione, una volta è stata assegnata l'azienda, e il 7 di gennaio, il giorno della sentenza del fallimento, la fabbrica doveva essere riaperta, doveva aprire, doveva cominciare a riassorbire gradatamente i lavoratori e iniziare la produzione. Sapevamo ovviamente che tutto questo, il piano concordatario, che prevedeva appunto l'assegnazione come elemento importante dell'azienda Lenox Aculum, doveva passare attraverso un giudizio finale, quello del Tribunale di Firenze. Ma davamo, come dire, quasi per scontata l'accettazione del concordato preventivo, vista la situazione data, cioè l'azienda già assegnata, gli ordinativi pronti da fare, i lavoratori che dovevano rientrare, due società solide, importanti. Davamo per scontato che questa cosa avvenisse. Il 7 invece di gennaio, quando già da qualche giorno avevamo, come dire, cominciato a capire che qualcosa forse non andava per il verso che doveva andare, abbiamo deciso di andare a presidiare il Tribunale di Firenze in attesa della sentenza. Siamo andati a presidiare il Tribunale di Firenze proprio per cercare di dare quello che poteva essere l'ultimo segnale ai giudici, e cioè che si stava discutendo non di qualcosa di astratto, ma si stava discutendo sulla pelle di 314 lavoratori e sulla pelle di 314 famiglie, che per l'appunto erano lì quel giorno sotto il tribunale a manifestare la propria presenza. Quel giorno lì è arrivata immediatamente la mattina la notizia del fallimento di Licia Ginori, perché ad oggi francamente nessuno ha capito perché Licia Ginori è fallita, e nessuno ci ha detto perché Licia Ginori è fallita. Addirittura, e lo dirò più tardi, leggendo quello che è la sentenza del tribunale, anche con i nostri legali, non siamo riusciti a capire quali sono le conclusioni del tribunale, cioè cosa ha portato il tribunale a quelle conclusioni. Fatto sta che Licia Ginori è fallita. Immediatamente siamo andati sotto la Regione Toscana, abbiamo richiesto un incontro che ci è stato accordato, e immediatamente abbiamo deciso con un'assemblea volante di occupare lo stabilimento. Che qualche speranza ce la dà il fatto che la Licia Ginori è fallita, sì, perché quando si parla di fallimento la prima immagine che viene in mente, ed è spessissimo così, è quella dei cancelli chiusi, dei sicilli, e io francamente non ho mai visto, come dire, una società o un'azienda che dal fallimento riesce a trovare soluzioni positive. In questo caso i giudici hanno deciso di comunque
mettere Ciarcinori in esercizio provvisorio. Cos'è l'esercizio provvisorio? Praticamente il curatore fallimentare è stato nominato, avrà la possibilità, nel tentativo di dare continuità in qualche modo all'azienda, di mantenere Richard Ginori in vita. Alla fine di questo percorso, si ricomincia da capo in sostanza, ci dovrà essere una nuova asta, si dovrà verificare di nuovo le proposte di acquisto della Richard Ginori, un nuovo bando, alla fine potrebbe poi definitivamente essere assegnato. Ma la domanda di fondo rimane: perché Richard Ginori fallisce? Per quale motivo Richard Ginori fallisce?